erano le 20:17 e la missione mi chiedeva di trovarmi a Lizzie's Bar dalle 18 alle 6 della mattina. Direi di mettere via le armi, che è meglio non rischiare, e salve, Mi dovrei sembri un po' entrare. teso, bello. Ti interessa una BD da sballo? Ma guarda, in realtà vorrei entrare, sono già stato qui. Non è la prima volta. Non mi ricordo di te. Perché vestivo in Sono modo entrato dall'ingresso diverso. principale. Ah, pensa un po'. Ok, le regole sono semplici. Se qualcosa attira la tua attenzione, la cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Ok. Niente registrazioni, niente palpatine quando le guardie non guardano, Duh. vai. Ok, Divertiti, grazie signora. bello. Grazie. Benvenuto all'Izis. Ehi là, salve. Questa è un'area Ma che sicura. bel faccino che hai! Grazie, anche a te. Bel posto. Siediti al bar e chiedi di Evelyn. Ciao. Ehi, ciao. Prendi qualcosa? Cosa c'è sul menù? Non che mi sorprenda che ci sia solo alcolici. Va bene, dai, compriamo qualcosa per non fare i sospetti. Dammi un tè sencha, così, giusto per comprare qualcosa. Sto cercando Evelyn. Sto cercando Evelyn Parker. Sai, sei qui. Chi lo vuole sapere? Qualcuno che dà mance abbondanti. Qualcuno che dà mance abbondanti se ottiene le risposte che cerca. Ha sorriso. Apprezzo il pensiero, Ha davvero. sorriso. Ma mi sa che non sono pagato per parlare. Il contrario, in realtà. Questo è Tutto a vero. posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Ah, ciao. Signorina, buongiorno. Ehi. Cosa beviamo assieme, Evelyn. amica? Vi. Vi. Ho capito che eri appena hai messo piede qui dentro. No. La mia tequila preferita. Zenzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? So molte Mi cose. piace sapere tutto delle persone con cui tratto. Chissà che O novità. forse ho solo tirato a indovinare. Perché incontrarsi proprio qui? Perché siamo qui? C'è un motivo preciso. A dire il vero, questo posto non mi sembra proprio da te. Lo prendo come un C'è una bella complimento. signorina. Vieni. So dove possiamo parlare al riparo da orecchie indiscrete. Benissimo. Ehi, Siamo non la in finisci avvantaggio, quella? Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Mi sembra giusto. Signorina, mi aspetti per favore. Non vada Cosa veloce. può fare Non c'è una niente, ragazza arrabbiata davvero. perché non mi dici la verità? Questo affamato Grazie. tradizionale, un po' Eccoci qua. Allora, Evelyn, cos'hai per me? Scusami, volevo accendere io. Beh, a questo punto, scusami, permetti? Dex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. E tu invece Spero che sei una non bella abbia donna. esagerato. Non mi interessa quello che dice Dex. Non te ne frega un cazzo di quello che pensa Dex. Lo sappiamo entrambi. Vero? Hai problemi ad accettare i complimenti? No. No, è solo che non mi sembri tipa da lusinghe. Sbaglio? Già, sono una che sa quello che vuole. Forse tu non sei tipo da Dex. Vi conoscete da tanto? Nah, da una giornata. Stai scrivendo la biografia di Dex. Parliamo di lavoro, ho appena iniziato a lavorare con lui. Ho iniziato da poco con lui. Dicono che esistano due tipi di fixer, quelli che usano sempre le stesse squadre, con contratti lunghi e E quelli che prendono guinzaglio gente all'improvviso e poi li scartano. forte. Cercano soprattutto lealtà e prevedibilità. E poi c'è l'altro tipo, quello di Quello Dex. che scarta. E dai, di quello che vuoi dire. Esatto, voglio I cacciatori saperlo. di teste non si Eccolo. fidano della gente, ma di qualcos'altro. Mi aspettavo una Del loro risposta simile. intuito. Scommettono sul potenziale. E se sbagliano, Beh. diventa l'ultimo errore che fanno. Esatto. Spero che l'intuito di Dex ci abbia visto giusto in questo caso. Signora, sono il protagonista. Ok, veniamo al punto. Che cosa hai per Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Più o meno. Relic. Un chip del programma assicura la tua anima. Il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka.
Il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. E io lo so, ovviamente. L'Arasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Tu hai solo il chip. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? Forse, non lo so. Conosco la catena. L'Arasaka ha fatto un buon lavoro con gli hotel di quella catena, ma devo dire che il Compeki di Tokyo è una spanna sopra gli altri. Ah, lo conosci? Guarda che sono identici. Nessuno batte il servizio giapponese. Singapore, Parigi, Washington. Sembrano tutti parenti poveri al confronto. Oh, ne abbiamo uno che ne sa. Non posso darti torto. Dov'è nascosto esattamente il chip? Dai, dammi la ciccia. In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Oh, qualcuno Yorinobu di importante. Arasaka, a Night City. A quanto pare i Quotifax non mentivano stavolta. Tutta la città ne parla. L'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka, il legittimo erede dell'impero Arasaka. Chissà perché ho l'impressione che questo tipo morirà. Sarà così. L'imperatore è pronto a cedere il suo trono dopo 150 anni. Ne dubito. Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? Esatto. Stavo pensando la stessa cosa. Sentiamo. Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio dell'Arasaka. Ok. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. Ok, questa è un'informazione. O devo farti un bel disegnino? Fammi un disegnino. C'è qualcosa che non torna, però. No, non la bevo. L'integrità della Netwatch dipende dalla sua neutralità. Perché macchiare la sua reputazione procurando roba rubata? Per non farla sembrare rubata? A tutte le corporazioni. E guadagna milioni per farlo. Esatto. Ma di questi tempi, chiunque ha le mani in pasta. Siamo a Night City, tutti hanno le mani sporche. Per vincere, bisogna giocarsi tutto. Questa è un'ottima risposta. Bene, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? E come fanno a non saperlo che l'ha rubato? Un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. Ok, quindi non dobbiamo aprirla. Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ho sentito un po' di cose su Yorinobu. Ha studiato finanza e biotecnologia a Tokyo. Immagino per volere del padre. Molto probabilmente. Saburo l'ha allevato come suo successore. Eh beh, certo. Ma poi Yorinobu ha tagliato i punti con la corporazione. Si è unito agli Steel Dragons, nomadi di Tokyo. Ho sentito che programmavano un golpe interno all'Arasaka. Quel lampo di ribellione adolescenziale è finito, come finiscono tutti. Yorinobu è tornato all'ovile, ma il rancore è rimasto. Come tutti i giovani, insomma. Vedo che sei informato. Ma questo è... Beh, lavoravo io lì. Ce n'è un altro. Un uomo intelligente che ha i suoi piani per la corporazione. Che tipo di piani? Questo biochip è una mossa molto rischiosa. Pare che voglia giocarsi tutto con questa storia del Relic. Già, perché si è bevuto la più grossa bugia di questa città. Che Night City è la città dei sogni? Il controllo della situazione. Di tutto quanto. Quando invece non è così. Ok, andiamo. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ti seguo ovunque. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Non è per te. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No. Certo. Possono essere molto utili. In che tipo di utilità? Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. Proprio quello che ti serve. Sì, gira di sì. La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Oh! Lì che dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Spero. Aspetta, che questa vuoi dire BD che l'hai registrata tu. Impianto di registrazione BD. È un problema? No, nessun problema. No, per niente. Esatto. Vediamo la brain dance. Judy ci aiuterà. È una Chi è Judy? E ci conosciamo da anni. In che modo, signorina, vi conoscete da anni? Vi, è importante. Sentiamo. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me.
No, oh, ecco in che modo Danny. È una Mox, non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Sì, signora. Mi fai il bravo. Baci piano e tieni a bada la lingua. La terrò rilassati, chiusa. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Adesso la insulto. Ehi, strozza, dammi le informazioni. Ehi là, ciao. Cazzo vuoi? Ehi, qua. Questo è V. È qui per quella BD. V? Questa è Judy. Judy? Il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Ciao. Mettila, altrimenti vomito. Ehi Judy, bella attrezzatura, non male l'hardware di qualità. Amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, hardware di qualità. È quasi tutto modificato, solo i telai sono originali. Interessante, sei capace del tuo lavoro. Tutto? Secondo te? Il convertitore di espressioni, Fuyutsuki, vero? Pensavo che le matrici di quella serie fossero una merda. E invece... Infatti, ma cambiare le matrici è un gioco da ragazzi. E questo è l'unico modello che supporta altro scanner. Avete finito di parlare di roba tecnica? Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? Molto probabilmente. Ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Sì, voglio certo, immergermi. Equilibriamola su di lui. Voglio immergermi tutto. Forza, signorine, datemi peggio. Tutto. Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Sentiamo. Quindi facciamo entrare V. Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? No, mai provate. No, mai. Conosco le BD, ma quelle grezze sono territorio inesplorato. Rilassati, ti spiego tutto. È meno complicato di quello che sembra. Perfetto. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Perché ho paura che sarà pericolosa la cosa, ma non me lo stai dicendo? Questa sedia ha visto giorni migliori, eh? Allora, fai attenzione quando sei dentro, va bene? Bello, però. Allora, non me ne frega un cazzo di quello che dice la gente. Tutto quello che sto vedendo finora a me piace. Tutto quello che sto vedendo. Io devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No. No, non questa volta. Lo sapevo che mi diceva no. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Quali schermi? Di essere dall'oculista. Quali schermi? Ok, stiamo zitti, lasciamola lavorare. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Ok, ci siamo. I due schermi sono questi devo due cosi qua. Il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ok, grazie. Ora vediamo dove potremmo. Mandami in un posto bello, non per favore. Usare la mia registrazione, perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Sai com'è, siamo solo inizio gioco. Qualcosa dovrebbe essere perfetta. Fai partire la brain dance, ok, procediamo. Avviala. Vai, sorella. Prima ti faccio provare la versione su misura, così ti orienti un po'. Poi passiamo alla modalità modifica. Grazie. Immersione fra 3, 2, 1. Sono dentro. Ora conosco il Kung Fu. Citazioni. Il piano è semplice, non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Ah, questa è la simulazione? E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Vabbè, ok. Ah, pensavo si prendesse la scossa. Tieni, questa è tua. Ma quindi, cioè, va da solo a terra, qua? Tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi, ora! La Madonna, che cattiveria! Sì, sta... io... Madonna, muoviti, ma deve... O ti faccio saltare la testa! Deve essere terribile vivere in questo paese! Cazzo, c'è il rischio di essere rapinati ogni due negozi! Mi sa che ci hanno sparato. Mi sa che qualcuno ci ha appena sparato la testa. Un negozio su due sicuramente a Night City viene rapinato regolarmente. Poveracci.
Ehi, ciao! Potevi avvisarmi? Quel lampo di... shock. Lo sento ancora, ricordo. Cazzo, l'ultimo secondo. Potevi avvisarmi di quanto fa male morire. Non è mica bello. Morire davvero fa molto, ma molto più male. Sicuramente. Non sarei così sicuro. Te la caverai. Effettivamente è vero, perché muori e finisce lì. Se lo vivi e invece rimani vivo, ti rimane la sensazione di essere morto. È una roba orribile. È sicuramente una roba orribile sentirsi morire, ma poi ritrovarti vivo. Vediamo che cos'è per noi. Il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore. Così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. Ok. La modalità analisi ha il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare, fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Ah. La modalità analisi controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Interessante. Chiama la console per riprendere. Prova. Modalità riproduzione L1. Ah, ok, mi fa vedere dov'è che parto. Il piano è semplice. Ma posso mandare avanti? Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BT a quegli psicosfidati dello studio. Ok, capito, però capito. Se sono fuori non, è tutto. Non vedo bene. O mandare indietro a tuo piacimento. Ecco, grazie. Prova. Torna indietro, fino all'inizio. Ok, fino all'inizio. Ok, perfetto. Adesso manda avanti. Ecco, questo è una cosa importante. Ok. Puoi anche resettare la registrazione, così con cosa? Con triangolo? Prova. Ti pareva. Adesso viene il bello. Il vero motivo per cui sei qui. In modalità analisi puoi vedere e scansionare i dettagli dell'ambiente. Ok, che era quello che mi interessava. Concentrati sul ferro. La pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Dov'è? La scansionala. Ok, dovrò andare un po' avanti. Ok. Okay, eccola qui. La sezione ingressetto della traccia indica un indizio scansionabile. Se l'editor è impostato sul livello corretto, l'indizio sarà evidenziato per tutta la durata della sequenza. Ok. Gli indizi potrebbero sovrapporsi. Al punto in cui si sovrappongono sulla traccia della registrazione sarà particolarmente luminoso. Dopo essere stati scansionati con successo, gli indizi scompariranno dalla traccia. Ok. Ma si è mosso il coltello. Scansioniamo l'arma. Eccola qui. Perfetto. Continuiamo. Ok. Adesso ascolta. In modalità analisi puoi sentire suoni e conversazioni sullo sfondo, se l'autore era abbastanza vicino. Ok. Questa tecnologia registra tutto, ogni minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Tipo rumori di sottofondo. Senti dei segnali sensoriali registrati e passa al livello dell'audio nell'editor. Dovrò usare le frecce? Per passare... R1. Ok, ora dovresti vedere vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno e concentrati su quello. Ok, sto concentrando su questo. Ok, cazzo! Pezzi di merda! Tu fai rifornimento e io prendo la cassa. Perché non vai a prenderlo in culo? C'era già qualcuno che stava rapinando. Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Hanno tutti gli elementi sullo sfondo. Questo è figo. Poi li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. Ok, che tipo di suoni ci sono ancora? Vediamo. C'è un altro suono anche qui, vediamo che cos'è. Tu fai il rifornimento, io prendo la cassa. Che non vai a prenderlo. Ok, oggi c'è un'offerta su due busti. Curry e... A terra, tutti a terra! Ehi. A volte in modalità grezza puoi analizzare i livelli extra, tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Esatto. Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Ok. Che figata. Quindi se loro hanno delle cose extra io posso vederle. Avanziamo finché non picchia la tipa. La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Ok, ci sono. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Quando crepa malamente. Ok. Ora. Vediamo, qua sta andando piano piano. Eccolo qua. Lo vedo il tizio. Visto? Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Noi sì però. Ma tu sì. Adesso arriva. È la mia parte preferita. Usare lo scanner di calore? Sopra l'ingresso, telecamera di sorveglianza. Avrà inquadrato chi ha sparato. Lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso.
Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo e scansionalo. Ok, dov'è? Eccolo qua. Non si vede un cazzo. Eccolo, eccolo. È un punk. È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Ah. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Insomma, è stato uno stronzo. Flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire. Direi di sì, grazie. È stata una roba interessante. È un bel meccanismo questo per farti scoprire retroscena invece che flashback o registrazioni classiche. Ti fanno avere un po' quel senso di puzzle per scoprire i pezzi. Interessante. Devastante. Minchia. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Oh, finalmente qualcosa di importante. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... No, ci okay. Sono, vai. Sì, ci sono. V, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Sì, tutto okay. Quello che vuoi. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Ehi, chi? È una nostra amica. La mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Ed. Puoi fidarti di T-Bug, rilassati. Judy, T-Bug è una professionista e fin troppo discreta. Puoi fidarti di lei. Perché me lo dici tu? Ti prego, Judy. Brava, Evelyn. Non diglielo tu. Non ti metterei mai in pericolo. Lo sai. Ok, Vi. Chiama T-Bug e procediamo. Grazie. Ehi, T-Bug. Ehi, Vi, che succede? Bug, ascolta, ho una registrazione utile del Compeki Plaza, una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? No. Non importa. Tranquilla, T-Bug, concentrati. Mi serve il tuo aiuto. Io non ho idea di cosa devo cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Grazie. Mi collego ai tuoi sistemi. Grazie, T-Bug. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Ok, sei dentro, vai. Adesso. Eccola, sei pronta? Sì, ci sono. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e... Quante procedure, adesso parliamo. Vai pure, Judy. Andiamo. T-Bug vedrà quello che vedo io. Quindi se succede qualcosa di brutto verrà scandalizzata anche lei. Ok, Vi, occhi aperti. Scopriamo dove Yurinobu tiene il relic. Aspetta. È la nostra amica questa? Scusa un attimo. Mi sa tanto di sì che è lei. Ok, cosa stiamo vedendo qui? Cyberwell di livello militare rilevato. Modifiche del 96%. Estremo, si consiglia estrema cautela. Minchia. Poco pericoloso l'amico, eh. Ah, aspetta. Allora, lì che cosa abbiamo invece? Sistema di allarme. Il firmware dell'allarme è recente, ma su una BBS mm-hmm. Ho letto un po' di commenti. Mi sa che non è a prova di bomba. Ok, quindi si può hackerare. Classifico le firme. Benissimo, grazie. E invece lì che cosa abbiamo? Una telecamera con sensore di movimento. Merda, telecamere zeppe di neotecnologia. Sensore di movimento, attivatori termici, IFF. Sei in grado di seccare tutto? Altro che. Devo soltanto accedere alla loro sottorete. Mi pare logico. Quindi abbiamo un sistema di allarme che si attiva se ti avvicini e delle telecamere infrarossi. Va bene. Sempre un bel bocconcino di carne scopabile. Minchia. Di Evelyn. Sentito la sua paura. Di certo wow. L'ha tenuta sotto controllo. Ho detto no. Con calma, vediamo che cosa abbiamo qui. Quindi, le telecamere le abbiamo già individuate. Tu sei il tizio che stiamo cercando, ovviamente. Quel tipo là se n'è andato. Vediamo se c'è qualcosa a livello sonoro. Oh, vedo una lucina verde, ma è in lontananza. Mi sa che ci dobbiamo avvicinare per sentire l'audio. Allora, morirà. Eccolo qui, analizziamolo così sentiamo l'audio. Sento un ronzio. Aerazione e raffreddamento. Saranno dei server.
Ci sarà qualcosa qua dietro. I macchinari costosi avranno dei controlli. Sicuramente. Ehi là, ciao. Hai per una buona causa. Ma io... Mettiti comodo. Un minuto e ho... Ascolta la conversazione, B. Potrebbe essere importante. Quindi ascoltiamo la conversazione invece. Anzi, aspetta. Quel telefono è un telefono, giustamente. Proviamo ad analizzarlo. Il programma è ancora in fase di prova. Non possiamo metterlo in commercio così com'è. Lo scopriremo molto presto. Per favore parli con suo padre. Ha preso molto a cuore il progetto. Può sicuramente spiegarne i rischi connessi. Mio padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà. E che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai. E invece morirà presto, immagino. Non nemmeno sentire cose del genere. Tu ora mi ascolti. No, stiamo allontanando. Saburo è un despota confuso, totalmente isolato dalla realtà. Fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste più. Un mondo che forse non è mai esistito. No, eccoci qua noi. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi 20 anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Quando si hanno problemi di famiglia. Il relic deve essere tenuto nel modo corretto. Si assicuri di farlo. Sentito? I documenti del relic dovrebbero essere qui. Cercali. Ok, li cerco subito. Io vorrei scansionare altri sistemi di sicurezza, ma non ne vedo. Wow, lo champagne non è male. Il sapore è potenziato. No, solo il prezzo. Presto l'assaggerai anche nel mondo reale. Scusa se ti ho fatto aspettare. Gli affari. Stupidi a volte. Ci hai messo poco. Non ho fatto in tempo ad annoiarmi. Vabbè. Va tutto bene? Mi sembri teso. Scusa un attimo. È una fase. Passerà presto. È questo? No. Posso darti una mano. Ma signorina. Tu pretendi qualcosa da me? Solo una. Concentrati. Su di me. E c'ha ragione. Hai ancora qualche caramella? Oh, fermo un attimo. Mi sono piaciute. Fermo un attimo. Metti giù. No, quello è il telefono. Quindi questa probabilmente è la documentazione. L'ultima volta mi sono piaciute. In camera, sul comodino. Ho un'idea. Torno subito. Molto bene, ma vieni qui da me. Un attimo, cerco la cosa perfetta. Ah, questa ti piacerà. Ecco qui, qui abbiamo qualcosa, aspetta. Questa cos'è? Una pistola. È un altro livello di sicurezza, immagino. Inserita. Buono a sapersi. Quando sarai lì, ricordati che c'è un ferro. Ok, dovrò fare attenzione. E ora inizia il lavoretto. E le caramelline. Mamma mia. Mi sei mancata. Oh, anche tu. Eccolo. Fine della registrazione. Ok, dobbiamo tornare indietro fino a scoprire il pad. Oh, oh, attenzione. Eccolo qua. L'abbiamo trovato. Eh no, fermo. Eccolo qua, devo analizzarlo. Il manuale parla di un contenitore a temperatura controllata. Il relic deve stare al freddo. Ovviamente. Il chip deve stare in freezer. Più o meno. Sì, altrimenti si danneggia. Ok, attiva il rilevamento termico nell'editor. Forse sarà più facile capire dove Yorinobu tiene il chip. Ah, eccolo qua il termico. Dobbiamo che sia... No, questa è una lampada, ok. Dobbiamo analizzare... Dove possa trovarsi il chip. Proviamo a tornare indietro piano piano. Aria fredda. Aria condizionata, modello standard per gli hotel di questo calibro. La temperatura corrisponde a quella scritta sui documenti, ma è impossibile che il chip sia qui. Troppo rischioso. Temperatura esatto. Variabile, rischio di danneggiamento. Non è sicuro. Dobbiamo trovare un'altra zona dove l'aria sia fissa. Io ho un sospetto in realtà. Ah no. No, non penso sia nel coso non penso proprio sia nel coso dello champagne. Scusami, ma proprio penso di no. Donaghy's. A quanto pare Mister Arasaka ha qualcosa da festeggiare. Sì, una scopata. Pensi davvero di trovare il chip lì? No. Impossibile. Temperatura troppo bassa e instabile.
Buona idea comunque. Sapevo benissimo che non era lì. Io ce l'ho un'idea di dove si possa trovare. E mi sa che la mia idea è uscita fuori da quell'ascensore. Qua ce n'è un altro. Che cosa abbiamo qui? Una cassaforte nascosta. Okay, rilevo il segnale termico. Corrisponde al specifico. Non era come pensavo io. Peccato. È qui che Yorinobu tiene il chip. Io pensavo ce l'avesse il robottino. Ce l'abbiamo. Ottimo lavoro. Abbiamo quello che ci serve. So, usciamo. No, aspetta, vorrei controllare ancora un paio di cose. Vabbè, non riesco a trovare nient'altro. Usciamo. Hai quello che volevi? Sì, può bastare. Grazie, Giulio. Sì, qualcosa di utile l'abbiamo trovata. A dopo, T-Bug. Ottimo lavoro, direi. A presto. Grazie, T-Bug. Pensalo alla cache e ai tuoi dati. Come se non fossi mai venuto. Grazie. Sono un fantasma, dopo tutto. Mi togli questo coso? Grazie, molto gentile. Ah, mi stava piacendo in realtà. Tienilo, lo metto sul conto di Apple. È un regalo? Un dispositivo portatile per gestire le BD. È già calibrato su di te. Oh, fantastico. Non è sofisticato come la roba che abbiamo qui, ma farà il suo dovere. Beh, può sempre servire, no? Tieni alla larga da te. Ingegnoso. Vero. A proposito di problemi, sapete cosa vedo quando vi guardo? Problemi? Due morti che camminano. Ecco, lo sapevo. Ci servirà davvero la registrazione? Tranquilla, è tutto sotto controllo. Tranquilla, è tutto sotto controllo. Non mi fido. Se mandate tutto a puttane e vengono a cercare me. Quello è vero. Judy, rilassati. Non succederà. Andrà tutto bene, Evelyn, fidati. Per favore, niente stronzate. Tranquilla. Se prendi quella strada, la città vince sempre. Sta attenta. Faremo attenzione. Certo. Comunque. Parliamo tra un attimo. Io posso andarmene? Ciao Judy, ci vediamo. Forza Evelyn, usciamo. Ah, scusami. Facciamo due passi. Ecco, me ne stavo già andando senza di te io. Beh, che ne pensi? Delle BD di Judy o di tutta questa storia? Ora che abbiamo visto sto video, che facciamo? Quindi, ora che si fa? Vi. Fa questo lavoro per me. Intendo solo per me. Okay. Niente divisioni del bottino con altri. Niente intermediari. Niente Dex. Mi stai chiedendo di tradire Dex? Dex si fida di me, vuoi fregare il nostro fixer? Vuoi fregare il nostro fixer? Lo sapevo che c'era sotto qualcosa. Dex è un intermediario. E a questo punto è inutile. Ah. Evelyn, non si scherza con i fixer. E quello è vero. L'unica regola che ogni mercenario di questa città conosce. Il rispetto. Ma se usiamo la testa. Non importa. Un errore del genere ti costa la reputazione. E senza quella non sei nessuno. Sicura di volerlo fare? Meglio se lo chiedi a te stesso. Vuoi passare il resto dei tuoi giorni a far fuori Scav? O preferisci diventare una leggenda nel giro di una notte? La scelta è tua. Ci penserò. Se accetto, ci saranno conseguenze, di sicuro. Ci penserò. Lo so. Qualsiasi cosa tu decida, resterà tra di noi. Non ti assicuro nulla, ma ci penserò. Abbastanza Eddie da fare qualunque cosa tu voglia. Sarà la mia fine. Dex non perdonerà una cosa del genere. Dex non è l'unico fixer della città. Non avrai altre offerte come la mia, invece. Quello è vero. Fammici pensare. Esatto, lasciami un po' di tempo. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando il mio numero. Grazie. Ok. Occhi illuminati? Ah, strano. Va pure. Devo scambiare due parole con Judy. Va bene, Evelyn. Buona serata. Olla. Sicuramente. Sicuramente è una bella gatta da pelare questa. Come butta, Mr. V? Tutto bene. Ho la registrazione. La registrazione di Evelyn al Compechi valeva il nostro tempo. Magnifico. T-Bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. E il Flathead? No, non. Ancora niente. Vado adesso. T-Bug dice che è impossibile arrivare al chip senza quel bot. Al lavoro, Mr. V. Ok, ci dovremmo lavorare allora. Ah, i bei ricordi di quando ancora avevo i soldi. Avevo parcheggiato proprio qui la nostra macchina volante. Prima di perdere tutto e diventare io stesso parte di questa città. Beh, è il momento di andare a lavorare.